Sindaco di Ischia, finalmente arrivano i fondi dalla regione per il depuratore, una buona notizia. Ma guarda, giusto per fare chiarezza su una materia molto controversa e di primaria importanza per la nostra isola, i soldi del depuratore non sono mai mancati, nel senso sono sempre stati, ma la regione Campania è stata capace di andare in contenzioso con l'impresa e da 3-4 anni non risolvere questo contenzioso. Avevano anche preparato un atto di transazione e sottoscritto un atto di transazione con l'impresa, si sono dati 6 mesi di tempo per risolvere il problema. Hanno fatto spirare questo termine e quindi è andato a farsi benedire anche l'atto di transazione. Fatto sta che se in Regione Campania non evitano di cambiare funzionario ogni 3 mesi, perché dobbiamo capire che questo lavoro è stato dato in affidamento all'Arcadis, che è un'agenzia, una società della Regione Campania. Questa Arcadis ha cambiato già 2 funzionari, nessuno si assume la responsabilità di sottoscrivere l'atto fondamentale per fare in modo che inizino i lavori. Questa è la verità sacrosanta. Ci sono i soldi, però i lavori non si sa quando iniziano. No, o meglio, si sa quando annunciano l'inizio, perché l'hanno annunciato prima delle politiche scorse, che il lunedì successivo alle elezioni sarebbero iniziate, è venuto Caldoro in pompa magna con tutto il suo seguito, l'hanno annunziato prima delle elezioni europee il giovedì e i lavori sarebbero iniziati il lunedì. Dobbiamo aspettare le elezioni regionali adesso. Inizieranno di nuovo qualche giorno prima delle regionali, che i lavori cominceranno il lunedì dopo le regionali. Spero che questa volta gli ischitani non si facciano prendere per i fondelli da questi signori che vengono qua solo a prendere voti. Quindi possiamo dire, per quanto riguarda l'inizio e soprattutto la fine dei lavori, non possiamo avere date. No, se noi vediamo l'inizio dei lavori già è, insomma, siamo a metà dell'opera, perché sappiamo che sono al 60%, lo stato di avanzamento dei lavori è al 60% e sappiamo che ci vorrà un anno e mezzo per il termine dei lavori. Quindi se iniziano sappiamo che dopo un anno e mezzo di lavori ininterrotti il depuratore sarà finalmente realizzato.